Con una sobria celebrazione in suffragio di quanti hanno perso la vita in città per le conseguenze del contagio da coronavirus, è stata inaugurata sul Mona una pianta di ulivo nei pressi della rotatoria di San Panfilo, con una ristretta cerimonia accompagnata dalla preghiera e da un momento di riflessione presieduto dal vescovo di Sulmona Valva, Monsignor Michele Fusco, per lasciare un segnale tangibile in memoria delle vittime del Covid. La mancanza c'è e ogni giorno non è vero che si migliora, no, ogni giorno è più duro. Per me che ho vissuto con mio marito, da quando ho chiuso il pub, quindi vivevamo 24 ore su 24 insieme, senza mai litigare, senza mai uno scherzo. Però vorrei ringraziare tutti, tutta la cittadinanza, perché veramente ha dimostrato di voler bene a mio marito, a Franco. Io signora segretario, perché sono stato bravissimo, quindi purtroppo è accaduta questa cosa. Le sue parole penso che mi rimarranno indelebili nella mia mente per tutta la vita. 87 le vittime del centro Abruzzo dall'inizio dell'emergenza, 72 in Valle Peligna, di cui una cinquantina sul Mona. Un gesto simbolico per ricordarle tutte. C'è stato un sentimento da parte dell'Ion Italia che in qualche maniera ha voluto sensibilizzare tutti i club a prendere un'iniziativa di donare un albero di ulivo alla città in ricordo e in memoria. A dire il vero, la madre di queste iniziative è stata la città di Voie Euganeo, che ricorderemo tutti essere stata la prima zona rossa italiana con un numero di vittime incredibilmente alto rispetto al numero degli abitanti. Noi ci siamo relazionati con il loro club e abbiamo deciso, facendoci guidare da loro, a realizzare anche noi questa iniziativa. Ricordare le numerose vittime della pandemia è doveroso verso queste vite spezzate all'interno di un percorso difficilissimo da cui non siamo ancora usciti. È un atto di pietà cristiana, ma è anche un atto che deve ricordarci continuamente un senso di responsabilità nei confronti ancora di chi sta lottando nelle corsie. Un segno di speranza. Ricordiamo i lutti, ricordiamo il dolore, ma tutto questo si apre alla speranza, si apre ha una prospettiva positiva, così come quest'albero che si innalza verso il cielo, verso l'alto. Ecco, questo vuole essere un segno per ricordare, ma per ridarci nuova speranza per andare avanti, ecco, e per vivere con maggiore serenità questo tempo ancora caratterizzato dal Covid.